Ciao ragazzi e benvenuti in questa video esercitazione di arte immagine. Oggi facciamo una semplice tavola di ripasso sui colori caldi e freddi e sui loro accostamenti e quindi sui colori complementari. Per fare questa tavola ci servirà un foglio d'album, una squadretta, un compasso, la matita e dei colori. Scegliete voi quali preferite tra matite colorate, pennarelli, acquerelli, eccetera. Io ho utilizzato le matite acquerello. Come colori ci serviranno il giallo, l'arancione, il rosso, il blu, il viola e il verde. Poi ci servirà del nastro carta per bloccare il foglio. Se decidete di usare le matite acquerellabili come ho fatto io, serviranno anche due bicchieri d'acqua ed un pennello. Cominciamo piazzando il nostro foglio nella scrivania o al tavolo da lavoro. L'attacchiamo nei quattro lati con il nastro carta. Io ho usato un foglio A4 perché magari in questo momento non tutti hanno gli album da disegno a casa e quindi scegliete voi cosa usare. Se usate l'album normale, che ha dimensioni 24x34 cm circa, fate un rettangolo interno della dimensione di un foglio normale A4 e quindi 21x30 cm circa. A questo punto misuriamo dall'angolo alto a sinistra 10 cm e tracciamo un segno, lo stesso nell'angolo basso. Una volta tracciati i segni, uniamo i due punti con una linea. Ora ci spostiamo a destra e ripetiamo, 10 cm dall'angolo alto e 10 da quello basso. Uniamo con una linea e abbiamo diviso in tre parti uguali il foglio. Queste tre parti ci servono per fare tre composizioni diverse. Ora andiamo nel primo spazio a sinistra, dall'angolo alto misuriamo 5 cm con la squadretta e facciamo un segno. Da qui verso il basso tracciamo un segno ogni centimetro per 9 volte. Ripetiamo l'operazione nella seconda linea, quindi misuriamo 5 cm dall'alto e poi 1 cm per 9 volte. Adesso colleghiamo con una linea tutti i punti trovati, creando un insieme di linee parallele che sono distanti 1 cm l'una dall'altra. Adesso ci spostiamo nella linea a destra e facciamo un'operazione simile a quella appena fatta, però anziché partire tracciando 5 cm misuriamo 7 cm. Poi tracciamo sempre i nostri 9 punti ogni centimetro. Adesso colleghiamo i punti trovati con le linee disegnate creando una sorta di sfalsamento, un insieme di linee oblique parallele. Abbiamo terminato quindi la prima e la seconda composizione, adesso passiamo alla terza. Prendiamo la squadretta e misuriamo 3 cm dall'alto verso il basso e tracciamo un segno. Qui punteremo il nostro compasso. Lo dobbiamo tenere con la punta di metallo sempre in questa posizione. Adesso apriamo il compasso in corrispondenza della prima linea obliqua e tracciamo un arco di cerchio verso l'alto finché non finisce il foglio. Ripetiamo per tutte le linee oblique. Ora abbiamo finito anche la nostra terza composizione, possiamo passare alla colorazione. Scegliete voi che tipologia di colori usare, se matite colorate, pennarelli, matite acquerello, potete scegliere anche la tecnica, per esempio si può usare quella del puntinismo. L'importante è rispettare i colori e gli accostamenti. Iniziamo con gli archi di cerchio e coloriamo gli spazi in maniera alternata di giallo. Quindi coloriamo uno spazio di giallo e ne lasciamo uno bianco, poi ancora uno giallo e uno bianco, fino ad arrivare alla fine. Ovviamente il video è velocizzato e io non ho prestato troppa attenzione al modo di colorare, voi dovete essere più precisi e accurati, anche in funzione della tipologia di colori che utilizzerete. Io sto usando delle matite acquerello che mi consentono di non essere precisissimo, perché poi andrò a uniformare il tutto col pennello e l'acqua.
Adesso proseguiamo e coloriamo con l'arancione le linee oblique alla sinistra delle campiture gialle. Ripetiamo sempre lasciando uno spazio bianco tra una campitura e l'altra. Terminato l'arancione, proseguiamo col rosso e coloriamo gli spazi della composizione a sinistra, lasciando sempre uno spazio bianco tra una campitura e l'altra. Abbiamo usato tutti i colori caldi, adesso utilizzeremo dei colori freddi che sono complementari a quelli appena usati. Partiamo quindi con la prima coppia di colori complementari e coloriamo le campiture bianche tra le campiture rosse di verde, perché il verde, colore freddo, è il colore complementare del rosso. Proseguiamo con il viola, che è il colore complementare dell'arancione, anche il viola quindi è un colore freddo. E terminiamo con la terza composizione di colori complementari, ossia il giallo col blu. Il blu è un colore freddo ed è il colore complementare del giallo. Se avete usato matite colorate o pennarelli avete terminato la composizione, resta solo da firmare la tavola. Se invece, come me, avete usato le matite acquerellabili, adesso ripassiamo i colori con pennelle acqua in maniera da uniformare la stesura del colore e creare un elaborato simile ad un acquerello. Prendiamo quindi due bicchieri e li riempiamo d'acqua. Due perché uno ci serve per bagnare il pennello e l'altro ci serve per pulire il pennello tra l'uso di un colore e l'altro. Quindi andremo a pizzicare l'acqua con il pennello e passeremo sopra le campiture di colore. Questa esercitazione è molto semplice, è per tutto il corso, quindi sia per la prima che per la seconda e la terza. Ne approfitto, ragazzi, per farvi un grande in bocca al lupo. Cercate comunque di rendere stimolante e utile questo tempo che viene passato in quarantena. Leggete, studiate, svagatevi, ovviamente, e cercate di divertirvi lo stesso. Ascoltate musica, magari mettetevi a suonare se avete degli strumenti. E quindi vi faccio i miei saluti. Saluto Andrea, Emanuele, Simone, Alice, Federico, Viola, Alessia, Fabio, Mattia, Antonio, Luigi, Francesca, Sofia, Matteo, Arianna, Noemi, Andrea, Elisa, Samuele, Alessandro e Elena. Saluto tutta la seconda. Gaia, Sofia, Daniele, Emily, Davide, Letizia, Riccardo, Anthony, Francesco, Manuel, Andrea, Gabriele, Nadia, Andrea, Federico, Elena e Soraya. Saluto anche la terza, Michela, Cristian, Giorgia, Leonard, Martina, Anita, Nicole, Danilo, Cristian, Martina, Veronica, Maria, Matteo, Federica, Beatrice, Katia, Tommaso e Andrea. Coraggio ragazzi!